L'agopuntura fa parte delle medicine tradizionali cinesi, ha origini antichissime e viene utilizzata per mantenere in salute l'organismo. Si basa sul fatto che il nostro organismo è mosso dall'energia e l'energia si muove attraverso i meridiani che scorrono su tutto il nostro corpo. Abbiamo 14 meridiani, di cui 12 principali e 2 straordinari. Questi meridiani si ricollegano agli organi interni e quando l'energia scorre liberamente nei meridiani, l'organismo rimane sano. Quando si vengono a creare dei blocchi energetici a livello di questi meridiani, tramite l'agopuntura andiamo a stimolare determinati punti che emergono appunto sul corpo e che hanno lo scopo di sbloccare questo blocco energetico e ripristinare il normale scorrimento dell'energia e quindi riportare l'organismo in salute. Questo è un labrador di 12 anni che ha subito un intervento di ernia toraco-lombare e è stato sottoposto a intervento appunto e dopo l'intervento viene fatta la riabilitazione. Viene abbinata l'agopuntura per stimolare una ripresa più rapida del movimento. E tramite l'agopuntura si vanno a stimolare dei punti particolari che favoriscono la ripresa motoria. Ci sono dei punti, ad esempio, a livello delle dita delle zampe che vengono utilizzati appunto nello specifico per le paralisi. Poi altri punti, come ad esempio il Baiyui, che è un punto che si trova sopra alla groppa. E è un punto, diciamo, che va a sostenere tutto il posteriore. E altri punti importanti sono questo del rane e altri che andiamo a vedere e ognuno ha una funzione specifica. Al momento i risultati non sono molto incoraggianti, anche perché anche se è stato fatto l'intervento, è stato fatto un tentativo, perché già partiva da una situazione piuttosto compromessa. All'esame dell'ATAC non c'erano ottime probabilità di ripresa, tuttavia è stato comunque fatto il tentativo di intervento, perché comunque è sempre una scelta difficile anche da parte del proprietario dire sopprimo l'animale e rinuncio a fare tutto il possibile. Quindi non abbiamo ancora perso le speranze perché comunque dei miglioramenti ci sono stati. Ci sono tanti fattori che diciamo non sono positivi, quali il sovrappeso e l'età e la pigrizia del cane.